La nuova stagione agonistica alle porte. Da qui ai prossimi mesi ci saranno decine di gare pronte ad aspettarci per tentare di raggiungere il nostro personal best o comunque dare il meglio di noi. In questo video vediamo insieme le basi per arrivare preparati e pronti per correre veloce le nostre prossime gare. La prima cosa da fare è definire il calendario, scegliere le gare più importanti dove vogliamo arrivare al top. Non è possibile mantenere il picco di forma per un'intera stagione, per questo motivo è necessario prevedere una programmazione che ci permetta di arrivare nella nostra miglior condizione durante il periodo agonistico. Un programma di allenamento ben strutturato ci permetterà di migliorare la nostra condizione atletica attraverso una distribuzione efficace dei carichi e una variabilità degli stimoli allenanti. Nella corsa, come negli altri sport di resistenza, allenarsi sempre allo stesso modo, utilizzando le stesse metodologie, non è efficace. Anzi, spesso porta a uno stallo delle prestazioni o addirittura a un detraining. Scelta la nostra gara A, quella dove vogliamo ricercare la nostra miglior prestazione, dobbiamo procedere a ritroso per definire le fasi della nostra preparazione. Quando scegli una gara per ricercare il tuo personal best, ricordati che mediamente servono dalle 12 alle 16 settimane per preparare in maniera adeguata una gara che sia di 10 km, di 21 o una maratona. Avere a disposizione sufficienti settimane ci permetterà di sviluppare un ciclo di allenamento completo, partendo da una prima fase di costruzione aerobica, una fase specifica per il condizionamento alla gara obiettivo e la fase agonistica di tapering. Magari approfondiremo ogni singola fase con dei video specifici. Per ora ricordati che ogni fase ha un obiettivo differente e proprio come la costruzione di un edificio non possiamo partire dal tetto, ma è necessario partire dalle fondamenta. Ma torniamo al nostro obiettivo. L'aspetto più difficile da definire è il target cronometrico da raggiungere in gara. Se hai già esperienza sulla distanza sarai facilitato, puoi provare a migliorare il tuo precedente risultato. Anche dei riferimenti su altre distanze potrebbero essere utili. Altrimenti sarà necessario affidarsi dei test per capire il nostro punto di partenza e dove possiamo arrivare. Fortunatamente l'obiettivo cronometrico non è scritto sulla pietra e durante la preparazione possiamo rivederlo sia in positivo che in negativo in base ai risultati che stiamo avendo in allenamento. Misurare le nostre prestazioni durante il corso della preparazione non solo ci darà un riscontro oggettivo dei nostri miglioramenti, ma ci permetterà anche di tarare al meglio gli allenamenti e di stimare con discreta precisione il passo gara. Nel nostro percorso di coaching personalizzato utilizzo tre test per stimare la soglia aerobica, quella anaerobica e il massimo consumo d'ossigeno. Sulla base di questi risultati e sulla loro progressione è possibile stimare un ipotetico passo gara per la gara obiettivo. Esistono molti test da campo che possono essere utilizzati. Il mio consiglio è di utilizzare sempre gli stessi nel corso della preparazione, così da avere dei parametri confrontabili nel tempo. Ad esempio, se decidi di utilizzare il test dei 5 km per stimare la tua soglia anaerobica, ti consiglio di utilizzare lo stesso test durante il corso della preparazione, così da poter valutare eventuali miglioramenti. Avere dei riferimenti di soglia aerobica, soglia anaerobica e VO2 max, come detto, ci permetteranno di tarare in maniera precisa i nostri allenamenti. È inutile prendere come riferimento per le ripetute in soglia il passo gara di una gara di 10 km che abbiamo svolto diversi mesi fa, magari al top delle condizioni, con un clima favorevole. Meglio utilizzare valori aggiornati che ci aiuteranno a progredire. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video, ti chiedo di supportarci mettendo un mi piace e condividendolo con i tuoi amici e sui tuoi canali social. Ci riprovo. Se questo video supererà i 1000 mi piace, faremo un altro contenuto specifico dove andremo a approfondire ancora di più questi argomenti. Quindi, mi raccomando, metti un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube, così resterai sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Definito l'obiettivo, la domanda che dovresti porti è quanto mi voglio impegnare. Premetto che di più non è sempre meglio, ma se vogliamo migliorare le nostre prestazioni correndo due volte alla settimana, sicuramente possiamo fare qualcosa di più. Definisci oggettivamente il tempo che hai a disposizione per allenarti. Sii realista, è inutile allenarsi 6 volte una settimana e 2 l'altra. Meglio essere conservativi ma costanti. Ai principianti consiglio di iniziare con 3 sessioni di corsa a settimana, poi eventualmente aumentare nel corso della stagione. Mentre se sei un podista esperto potresti iniziare con il solito numero di allenamenti ed eventualmente aumentare il volume durante il corso della stagione. Ricorda che per migliorare nella corsa non è sufficiente correre, bisogna ragionare a 360 gradi.
cercando di dormire un numero sufficiente di ore, mangiando in maniera sana e consona al nostro sport e prevedere anche degli allenamenti di potenziamento muscolare. Riguardo a questi ultimi, proprio settimana scorsa è uscito sul canale un video dove ti mostro un circuito di allenamento funzionale specifico per running e triathlon. Ti lascio il link per andarlo a vedere. Ti ricordo di iscrivermi qui sotto per farmi sapere le tue considerazioni ed eventuali domande. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!